questo telo c'è la mia Fiat 500 del 1968, è ferma da 7 anni e a oggi proveremo a rimetterla in moto dopo 7 anni. Ecco la 500, gli ho tolto il telo protettivo e la vernice si mantiene ancora in ottimo stato, non si è nemmeno accumulata polvere. Ovviamente l'auto è sui cavalletti, questo per non ovalizzare le gomme. Vediamo un po' il motore. Eccolo qua. Ultima accensione è avvenuta nel 2005. La batteria dopo 7 anni è completamente scarica. A questo punto occorrerà provare ad avviarla con i cavi di emergenza. Abbiamo collegato i cavi e infatti, come possiamo vedere, le luci di posizione si sono accese. Significa che il collegamento elettrico è corretto. Eccoci a bordo. Vediamo se l'elettronica di bordo funziona. Ok. Le luci funzionano. Le frecce funzionano. Il quadro si accende. Funziona anche l'autoradio d'epoca. A questo punto vediamo cosa succede a metterla in moto. Tiriamo l'aria, folle e via col motorino d'avviamento. Vediamo cosa succede. Chiaramente la batteria è abbastanza a terra e con i cavi il funzionamento non c'è garantito un ottimo passaggio di corrente. Aspettiamo che qualche secondo. Intanto la benzina deve arrivare dal serbatoio anteriore fino al carburatore, un pochino ci vuole. Il motore è partito. Riproviamo, ci
vuole un po' d'aria, è troppo freddo ancora. Vediamo il gas a mano. Bene, direi che ci siamo. Proviamo a rimettere in moto. Il minimo è da regolare sicuramente, perché non lo tiene. Vediamo un po' con un po' d'aria. Ecco,